Poteva andare peggio, lo so, è un commento se vogliamo un po' in minore, ma il turno elettorale in Lombardia per le elezioni amministrative si presentava davvero impegnativo per il Partito Democratico. In realtà la pelle l'ha portata a casa il centro-sinistra. Complimenti a Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, che si è confermato addirittura al primo turno con un enorme consenso che ha sorriso anche a una sindaca dell'Interland milanese, Arese. Michela Palestra, che anche lei ha superato il 60%, a testimonianza di un ottimo lavoro fatto che gli elettori hanno riconosciuto. Molto male è andata a Bresso, dove Ugo Vecchiarelli ha perso purtroppo addirittura al primo turno da sindaco uscente, e lì probabilmente bisognerà molto riflettere sulla relazione tra centro-sinistra, che storicamente governava la città di Bresso, e la città stessa. Per il resto ci sono molti ballottaggi, primo tra tutti quello di Cinisello, dove il centro-sinistra insegue la coalizione a trazione leghista, però la partita è assolutamente aperta. Come aperte sono molte partite in Brianza. Beh, a Brugherio Marco Troiano ha sfiorato il colpo che avrebbe meritato al primo turno e guarda con fiducia, anche se non con certezza, al secondo turno. Mi permetto di segnalare anche Carrate Brianza, ma soprattutto Seregno, dove Alberto Rossi ha avuto un ottimo riscontro dal primo turno e si può giocare, ma davvero giocare fino in fondo, il secondo turno. Forza Alberto. Gorgonzola vede il sindaco uscente Angelo Stucchi inseguire, però con la possibilità di ribaltare la situazione al secondo turno. Insomma, ho citato alcuni comuni, se ne potrebbero citare molti altri, per dire però che a livello locale il PD recupera, pensate, a Cinisello ha preso oltre il 29%, recupera e conferma la sensazione trasferita ai cittadini di buona amministrazione. Siamo solo a metà dell'opera, c'è un secondo turno tra 15 giorni da affrontare al meglio. In bocca al lupo a tutti i candidati di centro-sinistra. Una cosa è certa: il Movimento 5 Stelle si dimostra debole sul territorio e la Lega nel centro-destra mangia Forza Italia quasi dappertutto. Una situazione che spero nel secondo turno porti molti cittadini a dire che è meglio scegliere, anche e soprattutto in Lombardia, il centro-sinistra.